Finalmente, pa ragazzi, qua Max lo Giuliga, sono da solo e sono qui a presentarvi finalmente la nuova serie. La nuova serie che avevo appunto promesso di iniziare in ambito natalizio. E infatti oggi ragazzi, come potete ben vedere, siamo appunto entrati ufficialmente nelle vacanze di Natale. Perché oggi è il 21 dicembre, quindi ambito natalizio, scuola finita. Cosa c'è di più magico se non iniziare una nuova serie? Anche se non è una nuova serie, perché ragazzi questa qua è la serie che diciamo non che mi ha portato successo, però che ha fatto divertire milioni, no? È appunto un macello, ha palato i miei iscritti. Questa serie qual è? Diciamo insieme perché è detta da solo è troppo magica, non riesco proprio. La serie come si chiama? Si chiama Poticidella Pala, ragazzi. Innanzitutto perché si chiama così? Perché avrà, girerà diciamo questa serie intorno a un giocatore. Qual è questo giocatore? Ovviamente il magico Poticidella, chi può essere se non lui? E ragazzi, però questa serie subirà un cambiamento. Perché ragazzi, no? Come potete ben sapere, oggi è il 21, scusate ma mi avvicino un attimo di più il microfono. Oggi è il 21 dicembre. Io cosa succede il 21 dicembre? Un anno fa doveva finire il mondo, ma oggi è scaduto il mio contest, che appunto quello che determinava l'iscritto più attivo. L'estrazione di questo contest la farò a fine video, e appunto l'iscritto più attivo vincerà 100.000 crediti. Quindi se volete vedere solo l'estrazione andate a fine video, anche se io ve lo sconsiglio alla grande. E appunto, tornando a parlare di discorsi di prima, io anche con questi video farò una sorta di contest ogni episodio. Perché ragazzi, in un macello mi avete chiesto di iniziare questa serie, e io ho detto, ma possiamo iniziare in una maniera abbastanza ambigua. In che modo? Allora ragazzi, io andrò a fare due partite che sono veramente importanti, ma adesso vi spiego perché. Allora, innanzitutto si parte con un budget virtuale di meno 100.000 crediti. Questi meno 100.000 crediti io li dovrò dare a uno casuale a fine del video. Questa persona casuale la estrarrò nei commenti, quindi ovviamente per partecipare a questa sorta di contest dovrete commentare il video e dovrete aver messo un piace al video e dovete essere iscritti al mio canale. Quindi fino a qua ci siamo. Ma appunto, che cosa varierà diciamo questo budget? Allora io disputerò due partite. Ogni gol subito perderò altri 20.000 crediti, quindi andrò a meno 120.000 crediti. Ogni gol fatto saranno più 10.000 crediti, non più 20. E quindi mettiamo caso, io in una partita non subisco gol ma faccio due gol, dovrò dare appunto a una persona casuale nei commenti 80.000 crediti. Ma invece poi passiamo alle partite vinte e perse. Se una partita la perderò dovrò dare 50.000 crediti a, appunto il mio budget scalerà ancora di 50.000 crediti, quindi andrò meno 50.000 crediti, e se la vincerò a 25.000 crediti. Quindi ragazzi, in poche parole, io non è che abbia così tante possibilità di andare in positivo già in questo episodio. Perché? Perché oggi siamo buoni, quindi siamo in ambito natalizio e vi volevo fare un regalo. Quindi ragazzi, poi vi chiedo anche un consiglio. Ragazzi, consigliatemi come variare questa serie, perché appunto questa qua è un'idea base, è un concetto base che mi è venuto in mente. Voi aiutatemi ad elaborarlo un po'. Quindi io pensavo appunto di continuarla così. Magari voi fatemi sapere cosa variare nel budget o meno. E quindi ragazzi, boh, spero che voi abbiate capito tutto. Comunque vi volevo anche ricordare che FIFA Bonus Dash ha iniziato a fare gli sconti finalmente. Il link lo trovate in descrizione. Mi raccomando, comprateli, perché se non mi sbaglio scaderanno verso Natale, quindi affrettatevi. Detto questo, io credo anche che si può iniziare. Iniziamo con cosa? Allora, poi non so se l'ho detto, comunque il Poticidella Pala è una sorta di scalata di un Road to Glory. Quindi, apriamo innanzitutto il primo pacchetto, e dovremmo cambiare ovviamente nome alla squadra. Quindi ragazzi, vi chiederei anche gentilmente di scrivermi un commento adesso proprio su cosa ne pensate. Anzi, facciamo così: per partecipare appunto al contest di questo primo episodio, voi dovete partecipare scrivendo un consiglio che potete un consiglio da darmi per migliorare, per elaborare di più questa serie, e poi un giudizio personale. Ecco, poi scrivete partecipo, o meglio, ho fatto tutto, cosa bisogna aver fatto? Bisogna aver messo un piace al video, ovviamente bisogna aver commentato il video, bisogna essere iscritti al mio canale. Quindi ragazzi, espandete questa notizia, perché appunto questa serie è poco magica. Comunque abbiamo trovato questi giocatori, non li guardo nemmeno perché non è che mi interessino così tanto, ma andiamo a comprare Poticidella, sperando che costi meno di 500 crediti, anche se ne vale 500 milioni. Allora, andiamo a cercarlo. Dov'è? Oddio! Il club, l'Accademia, sarà il club che farà partire questa serie. Quindi a me ragazzi, io utilizzerò un 3-5-2 inizialmente, credo di sì. E Poticidella non c'è come esterno, perché appunto non in tanti sanno la sua magicità, e quindi nessuno gli cambia ruolo. Però noi lo cambieremo più avanti, ovviamente facendo dei crediti. Quindi sperando di andare in positivo col budget, ecco.
Comunque mettiamolo nel club, ora farò un attimo la squadra e ci si sente a squadra finita appunto quando si andranno a giocare queste partite. Bolla. Madonna, la coppia d'attacco Bianchi Piscitella. Oddio, no, è troppo. È troppo magica. Troppo, troppo, troppo. Allora adesso sistemiamo la squadra. Ci dici? Credo si possa partire. Questa qua è la squadra, ora ve la farò vedere subito meglio. E andiamo con la prima partita. Ovviamente ragazzi, per ovvi motivi, appunto perché il video non è che deve durare un'eternità, non potrò fare farvi vedere tutte le azioni di salienti. Quindi vi farò vedere i momenti proprio più epici. Quindi stiamo, partiamo. Questa qua è la squadra, guardate un po' che magica. L'unica cosa è che porto questo e questo. La squadra titolare. Non ho cambiato il nome della squadra, ma lo cambierò dopo. Cerca di lasciare in corso. Siamo carichi. Ragazzi, intanto quanti mi piace chiedo? 1000 oggi. E 1300 domani. Anche se domani, ragazzi, non so se vi caricherò il video domani o dopodomani. Anche se io volevo caricare questo video per Natale, ma ne ho in mente uno diverso proprio che non ho mai fatto, ma appunto quella serie che vi avevo promesso e anche un significato un po' più potente rispetto a questa serie, ecco, per me ovviamente. Non troviamo avversari, la gente ha paura. Primo sfidante di oggi, ricordiamo, budget meno 100.000 crediti, giochiamo fuori casa perché easy. Vede la sua squadra, si spera una trentina di intesa come me. 38, io l'avevo buffata alla grande. Minghe, qua ce la si può fare. 4-4-2. Allora, se io vinco questa partita prendo 25.000 crediti, giusto? Quindi devo vincerla e fare un po' di gol, ecco. Speriamo, dai, partiamo subito. Subito. Il lancio. Madonna! E c'è... com'è partita! Com'è partita al primo minuto! Siamo già sul punteggio dello 0-1. Budget, quindi a quanto va? Meno 90.000 crediti, dai! Meno 90.000. Qui tutti gliela vogliono passare. Le skill. Madonna. Il jam. Il jam marione piscitellone, ragazzi. Ve l'ho detto. Io l'ho detto che era forterrimo. E infatti lo è. Qua io voglio un attimo controllare. Sì, sto registrando tutto. Quindi già 2-0. Riscarta. Tutti. Tutti. Oh mio Dio, quanto è forte. 3-0. Quindi siamo a meno 70.000 di budget. Buono, ancora lui. Ancora parla per Piscitella. Pallone. Ma quanto è forte. Al 21esimo siamo già 4-0. Mi sa proprio che quitta. Perché l'ha aspettato. La penetrazione di Piscitella. 5-0. Quindi budget di meno 50.000 crediti. Dai, devi quittare. Dai, salutiamo. Dai, sì, yes. Aspetta, e vinciamo la prima. Quindi budget di meno 25.000 crediti, ragazzi. Madonna, siamo partiti alla grande. Mai avrei osato immaginare di avere una partenza simile. Quindi possiamo già prenderci qualcuno. Via, siamo prontissimi. Prontermi come sempre. Via. No. Vai, va, madonna viola. Quanto è magica. Va bene. Resistenza FC. Prossimo sfidante. Vediamo, vediamo. 42 di intesa. Dai, possiamo, è abbordabile anche questa. Con questo budget possiamo andare in positivo. Cioè, con questa partita potremmo portare in positivo il nostro budget. Ragazzi, cosa molto importante, quando ovviamente il budget è in positivo, mettiamo in caso che sia in positivo 10.000 crediti, io posso utilizzare 10.000 crediti per comprare dei giocatori. Credo, poi se mai scrivetemelo voi nei commenti, appunto, nel caso il budget andrà in positivo. Andasse. Sì, mi sembra che si andasse, non andrà. E siamo partiti. Pisci. La segna. Parata. Tiro. Sì. E c'è il gol. 1-0. Siamo già a meno 15.000, troppo easy proprio. E dai, al sesto minuto. Cioè, è sto cappello, ragazzi. Io sono sicuro che sia il cappello di Babbo Natale. Che azione. Mamma. C'è. Quanta roba in questa azione. Illegale.
È da carcere, da carcere. Con Giuda ce l'ha passata. Dai. Eccola. Con questo gol dovremmo andare a più 5 quitta, più 5, più 30.000, ragazzi. Però c'è da dire una cosa. Oggi mi sono, non mi viene la parola, e messo, se si può dire così, negli ambiti, nei vestiti di Babbo Natale. Cosa fa Babbo Natale? È portadoni. Quindi, ragazzi, qual è il mio dono? Allora, innanzitutto il mio budget dovrebbe essere di, adesso non mi ricordo già più, quindi pensate che memoria, mi sembra più 30.000 crediti. Quindi in questo episodio avrei dovuto guadagnare 130.000 crediti, in poche parole. Solamente cos'ho? Il primo episodio, non si può essere magici, quindi, ragazzi, cosa ho deciso di fare? Metterò comunque in palio, in questo contest, 100.000 crediti. Quindi per partecipare cosa dovete fare? Dovete aver messo mi piace al video, ma aggiungetelo anche preferiti, già che ci siete, ma dai. Quindi una volta aver messo mi piace, una volta averlo aggiunto ai preferiti, e ovviamente dovete essere iscritti al mio canale, commentate questo video scrivendo un consiglio appunto per migliorare questa serie, magari sulla gestione del budget, e poi magari ho fatto tutto, partecipo. E nel prossimo episodio vedrete appunto l'estrazione. Una cosa, ovviamente, per ovvi motivi, questa serie non ci sarà ogni giorno, magari un episodio a settimana, comunque si vedrà. Quindi, ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso devo vedere se iniziare già con i 30.000 crediti a fare una squadra, oppure facciamo una divisione tattica e li facciamo diventare 3.000 crediti. Comunque adesso vedremo, vediamo e vedremo in un futuro. Quindi, detto questo, spero che la serie vi sia piaciuta e vi piaccia, lo spero veramente. Vi chiederei gentilmente di lasciare un bel mi piace. Quindi, detto questo, io vi saluto, ci sento tra pochissimo per l'estrazione, però vi devo far solo vedere chi è iscritto attivo. Comunque, detto questo, io vi saluto e dico potente, paziente, al prossimo video. Eccoci qua a presentarvi la stazione dell'iscritto più, o meglio, chi è iscritto più attivo, andiamo a vederne. Quindi, chi è il vincitore di 100.000 crediti? Allora, community, non l'ho ancora visto, quindi sarà proprio una cosa tattica, una sorpresa. Fan, sì. Ordina per, siamo prontiamo, vediamo. Non mi va, ordina per, siamo pronti. Chi? Il vincitore di 100.000 crediti dell'edizione di dicembre del conto di 100.000 crediti è, come si dice, Gianmarco Gallo. Come vedete, il suo coinvolgimento è proprio ampio, più ampio di tutti gli altri. Qual è la classifica? I primi 5 sono Gianmarco Gallo, Zanna 9399, Rino Nino, Pavel Cristian, Fiba Conch, Valerio, non vi dico il cognome, Riccardo Comics, Luca Brunetti, Edin Stefan, che se vi ricordate 2 mesi fa era primo, quindi ai 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 ai. Comunque questa qua è iscritto più attivo, quindi Gianmarco Gallo, fate scrivere un messaggio, come vedete ha gradito, aggiunto ai preferiti. È così che bisogna fare per diventare iscritti più attivi: aggiungere ai preferiti, gradire, commentare. Come vedete la stessa cosa in Format Events Review e in Format Events Pink Pal. Quindi information, invia mess, hai vinto il contest da 100.000 crediti. Contattami sulla pagina Facebook che te li do, in poche parole. Lol. Quindi, ragazzi, detto questo, questa piccola parte del video, no, l'ho fatto troppo lunga, fa niente, questa piccola parte del video è finita, e quindi potete appare al prossimo video. Buon lavoro.